Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi lavoriamo una macchina che, cioè, vi do qualche indizio, dai. Era di una serie TV che andava di moda negli anni 80, che ha fatto un mega successone, una macchina nera che parlava. Ho già detto tutto. Guardate qua che bella. Guardate. Il giro così. Oh. Una Pontiac. Praticamente questa è kit. Certo, non parla, magari la facciamo parlare noi. Arriva direttamente dagli Stati Uniti, me l'ha portata il cliente che l'ha appena acquistata. E niente, qua gli faremo un diamond wash. Mamma, che sogno, che bella. È nera, cioè praticamente è originale, gli interni sono originali, quindi non ha tutte quelle diciamo quei gadget che ha kit, però la macchina è quella. Oggi faremo un diamond wash su questa, così la rendiamo fino a quest'estate, perché poi la tiene via, la usa poco, la tiene in garage, la copre, la tiene comunque protetta e la lucidiamo, insomma gli diamo una lucentezza, un lavaggio come si deve. Poi quest'estate, quando sarà, magari gli faremo una lucidatura anche one step. Ho misurato prima lo spessore. Praticamente adesso vi faccio vedere, a differenza delle nostre macchine o delle macchine nuove che ci sono adesso, questa magari è anche un lucido diretto, cioè vi faccio vedere una cosa, 396, 723, 418, 689, ma noi ce li sogniamo questi spessori qua. Quindi qui sarà anche divertente lucidarla. Va bene, poche chiacchiere, portiamo su la macchina e poi cominciamo con il lavoro. Partiamo subito con la decontaminazione traffic film. Via. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? Listen to me as I say. Stone unturned. I
said I won't be back in a while. Don't wait. Already packed her bags, called the cab, made space. And she said I won't answer if you call me when you're lonely. I guess I let her go. Never mind, it's too late. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week, and this just can't be how it's supposed to end up. It's not enough. And maybe time will make you fade, but I don't know if I'm ready to just let you go away like my friends think I should. Cause what if I just wanna be with you? I don't know what the hell I'm gonna do. Honestly, I can't remember if you love me, or maybe I'm just feeling lonely, I don't know. Just let her go. She got herself a guy, and he's good, no, he's great. Everything she wanted packed behind the pretty face. But I kinda hope he breaks her heart into little pieces and let me pick them all back up. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week, and this just can't be how it's supposed to end up. Cause what if you should really be with me? I wonder what the hell you didn't see. But honestly, I can't remember if I loved you, but it feels like I did when I think about you now.
dopo vi spiego perché. Solo sul cofano, perché adesso non serve, lo faremo, come io l'ho detto. Il cofano era troppo brutto per me, perché io voglio renderla lucida. Prima di tutto togliamo quel senso di opacizzazione che come era l'Arancia Delta, anche qua. Però qui è l'unico, era il cofano che era molto opaco, il resto già con il Diamond è venuto, poi guardiamo dopo il risultato finale. Adesso lascio agire la 1 Protect per un bel po' e poi andiamo a rimuoverla, esattamente come se fosse una cera, eh? Non mi interessava rimuovere i graffi. Intanto che c'ero, ho dato anche SC2 Dracing sul praticamente qua, su questo, perché era brutto da vedere. Direi che l'auto, mi mancano i vetri e poi l'ho conclusa, la tiriamo giù da qua, io ho già passato il doppio protettivo e poi aspetteremo quando sarà da fare quel discorso di lucidatura che vi dicevo. Ho fatto il cofano prima con la 1 Protect proprio per togliere quel senso di opacità che aveva, così adesso risulta un po' più brillante. Eccoci qui, la nostra kit è finita, la nostra Pontiac, andiamo a darle un'occhiata. È stato bello lavorare su questa macchina perché mi sono venuti in mente tanti ricordi di la serie TV che alla mia età, il mio sono del 74, si ricorderà appunto Kit, Michael Knight e di questa macchina che faceva di tutto e di più. Io ringrazio Pietro di avermela portata, è anche un amico. Grazie insomma di avermi dato l'onore di lavorare su quest'auto. Adesso aspettiamo solo che la venga a ritirare, poi non sarà finita, ci saranno altri lavori su quest'auto in futuro e li guarderemo, li faremo insieme. Ciao a tutti, grazie per continuare a seguirci sul canale, vi ricordo che se volete iscrivervi noi comunque
parliamo di detailing e della passione del detailing e di quello che può essere il mondo del detailing, ovvero il centro estetico per auto. Ciao!